Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2014 e ha iniziato l'esame del collegato alla finanziaria 2015. Dopo le relazioni e il dibattito generale sono stati approvati 22 dei 47 articoli. Andrea Piano, Partito Democratico. Le norme vanno dal campo del turismo, alla cultura, ai trasporti, alle partecipate. Ne cito una per citarle tutte. Abbiamo deciso di dare un'indicazione di valorizzazione dei locali commerciali storici come segno di riqualificazione urbana delle città piemontesi. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo contribuito sia presentando degli emendamenti importanti alla all'IPLA, superamento dell'Istituto per le Piante, Legno e Ambiente in un'agenzia, e sul tema del referendum della partecipazione popolare. Su molti altri temi abbiamo cercato di eliminare appunto delle politiche che erano negative dal nostro punto di vista per la regione. Niente ticket sanitario in Piemonte per curare le donne che hanno subito violenze. Lo prevede una mozione approvata in aula per la giornata contro la violenza sulle donne che impegna la Giunta a garantire l'esenzione. Si è conclusa la rassegna Rights on the Movie, diritti al cinema, realizzata dal Comitato regionale per i diritti umani con AIACE. Dall'inizio di ottobre oltre 1500 spettatori hanno assistito al Cinema Romano di Torino alla proiezione di 8 pellicole sulla difesa dei diritti umani nel mondo. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Il riconoscimento e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani e dei loro diritti fondamentali rappresenta il traguardo irrinunciabile per una società compiutamente democratica. Faremo sentire sempre di più la nostra voce come Comitato dei Diritti Umani. Una campagna di informazione per le vittime, la proiezione di un film e un convegno a Palazzo Lascaris. Sono state molte e significative le iniziative promosse dal Consiglio per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nell'ambito degli Stati Generali dello Sport, il Consiglio regionale patrocina con CONI e Città della Salute di Torino la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Movember, in occasione della giornata mondiale della prevenzione del tumore alla prostata. Bruno Frea, direttore di urologia, Ospedale Molinetti. Il nome Movember nasce dall'unione tra Mo di Moustache Baffi e Ovember, che è nel mese di novembre. Gli urologi che aderiscono a questa iniziativa nel mese di novembre si fanno crescere i baffi in modo da essere testimonial del progetto di prevenzione. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. È tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.